Il Catania domani pomeriggio renderà visita al Foggia, squadra definita da Rigoli come la migliore del torneo. In vista di questa difficile trasferta per i colori rossazzurri, oggi consueta conferenza stampa di Mister Rigoli, di cui vi riportiamo i tratti salienti. Buongiorno mister. Buongiorno. Mister, intanto il rientro di Bastrini nel gruppo, sempre una freccia nell'arco in più. Assolutamente. E questo potrebbe rivoluzionare un po' l'assetto del pacchetto difensivo nelle prossime giornate, ovviamente, quando il ragazzo avrà più gamba. Io penso di sì. Però va, insomma, volevo la sua risposta. Una sua Lo prendo come considerazione. consiglio. No, non lo so, ancora. No, Alessandro sta bene, è un ragazzo che ha lavorato tanto in questa fase, per questo problemino, da un punto di vista muscolare. Ha lavorato tanto, ha lavorato più degli altri, ha voglia di rientrare, ma sta benissimo. Questa settimana si è allenato tutta la settimana col gruppo, ha partecipato da giovedì in poi a tutte le partite che abbiamo fatto, le partite che abbiamo fatto. Quindi ritengo che sta bene e può fare parte della partita anche domani. No, è a posto, è disponibile, non c'è nessun tipo di problema. Rosa, intanto buongiorno a tutti. No, abbiamo una rosa abbastanza ampia e quindi ho fatto delle scelte tecniche in funzione alla partita che andiamo ad affrontare. Siamo in 22, quindi penso che numericamente un numero abbastanza importante, che fai delle scelte, meno male in doppio ruolo, quindi ho portato forse un attaccante in più come ruolo, non c'è un pista in meno, sono una scelta tecnica, non assolutamente. Un attaccante più giocatore che stiamo a vedere, andiamo a attaccare oppure significa che è un caso? Noi ci proviamo, penso che le partite si fanno in due, dove ci sono le due fasi, quindi se una squadra fa una fase, l'altra ne fa un'altra, viceversa. Quindi noi proveremo a cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che di fronte abbiamo, secondo me, la squadra, non me ne vogliono le altre, ma sono la squadra più forte del campionato, fra quelli che, diciamo, fra le pretendenti alla vittoria finale, per qualità di gioco, per qualità di uomini, e perché hanno un impianto di gioco che già da 3 anni che è abbastanza collaudato, e quindi diciamo che c'è grande intesa tra i reparti, tra gli uomini, quindi hanno cambiato qualche cosina, anno dopo anno hanno cercato sempre di migliorare qualcosa. Gli altri magari hanno bisogno di un po' più di rodaggio per mettersi alla pari con il Foggia. Fermo restando che poi non è detto che alla fine vincerà il Foggia, ma ritengo che per quello che sviluppano, per quello che fanno, è una squadra forte, una squadra importante, quindi noi cercheremo di. Ritengo che anche noi siamo forti, quindi ci andiamo a giocare la partita per cercare di portare a casa un risultato positivo. Ma l'aspetto tattico, sicuramente il Foggia è una grande organizzazione di gioco, come ho detto prima, è già collaudato da chi c'era prima in panchina. L'allenatore attuale non ha cambiato niente dal punto di vista dell'impostazione. Hanno giocatori che in qualsiasi momento, anche a livello individuale, possono cambiare la partita, vedi Sarri, vedi Ricco. Gli altri attaccanti che hanno, secondo me, sono tutti di assoluto valore. E quindi Mazzeo, cioè hanno gente di grande espressione tecnica, per non parlare poi dei tre centrocampisti, del triangolo dei centrocampo, che sono tutti di Agnelli, Vacca, giocatori di Angio, sono forti secondo me in tutte le parti, ma fermo restando da parte nostra tatticamente cercheremo di affrontarla per cercare di fargli pure male, perché se niente qualcosa ce la lasciano in qualche zona del campo, perché muovono tanti giocatori, quindi cercheremo di affrontarla per cercare di fargli del male. Ripeto, abbiamo una squadra che è stata costruita tutto nuovo, così possiamo. È rimasto qualcuno dello scorso anno, ma uno staff tecnico magari diverse, e quindi ci vogliono quei tempi, anche se già sono passati più di 3 mesi. E devo dire che tante cose vanno migliorate, specie nella fase realizzativa, anche se da un lato c'è da dire che abbiamo
In tante partite abbiamo creato tanto, in qualche partita abbiamo creato meno. Lo dico, sotto questo aspetto dobbiamo cercare di migliorarci nella fase realizzativa, perché per quello che produciamo secondo me realizziamo. Però dopo Messina sì, eravamo un po' intavolati tutti, la squadra, io, fondamentalmente volevamo passare il turno, così che l'abbiamo dichiarato. Quindi non è che ha influito, però sicuramente giovedì c'era un po' di... dovevamo smaltire questa sconfitta, però dico, giovedì è passato subito, abbiamo analizzato un po' quelle che sono state le cose che dovevamo fare e non abbiamo fatto. E quindi niente, c'era poco tempo per poter pensare alla partita di Messina, bisogna pensare subito a Foggia, diciamo che la squadra si è messa subito a lavorare per prepararla nel migliore dei modi, avendo poco tempo a disposizione. Allora, per quanto riguarda il problema di Barisic e Rossotto, penso che Barisic non ha nessun problema mentale, neanche Rossotto. La verità è che sono due ragazzi, specialmente Rossotti, che magari ha vissuto lo scorso anno qua in un modo, anche se l'ultima parte del campionato l'ha fatta bene. E lui è uno che ci tiene tanto, sia da un punto di vista della sua professione, tiene tanto il suo lavoro, perché è un ragazzo che si allena sempre bene. E diciamo, quello che lui ha, la capacità che lui ha, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista fisico, magari in questo momento anche lui è, come dire, ce l'ha con se stesso, perché non riesce a dare alla squadra quello che lui effettivamente può dare. Noi parliamo, fine ieri sera abbiamo parlato, cercare di liberarsi di questa, diciamo, di questo blocco mentale, se così lo possiamo chiamare, che lui in questo momento ha, ma che se la prende principalmente con se stesso, perché devo dire che nel gruppo c'è grande coesione, ci sono grandi rapporti umani tra di noi, e quindi sotto questo aspetto non c'è quello. Però lui, diciamo, si affligge perché c'ha questo problema che magari non sta riuscendo a dare quello che lui effettivamente può dare. Questo di Barisic, la Lega Pro l'anno scorso ha fatto poche partite, è andato a Messina, ha fatto 3-4 partite. È un giocatore che noi ci abbiamo puntato fin dall'inizio, perché è un giovane che, se andiamo a vedere quello che lui ha fatto sia con te alla Primavera del Catania, che poi è andato al Milan, io ho visto un po' i video di quello che lui ha fatto. A parte che era un giocatore diverso, un po' più snello, quindi nei movimenti un po' più dinamico, quindi cose che stiamo cercando di riprendere, perché effettivamente ha fatto, diciamo, un percorso un po', diciamo, avverso a quello che erano le sue caratteristiche. Quindi stiamo cercando di portarlo di nuovo in parametri che secondo noi, da un punto di vista strutturale, da un punto di vista fisico, possono essere consone a quella che è la sua caratteristica tecnica. Stiamo cercando di velocizzarlo, stiamo cercando di essere meno impacciato nei movimenti. Questo è un lavoro personalizzato che noi stiamo facendo, ma se non ha un problema dal punto di vista mentale, è un ragazzo che va gestito come il resto siamo tutti noi, ognuno di noi è diverso, quindi ognuno di essi va gestito nel modo giusto per cercare di farle rendere al massimo. Questo è nel lavoro mio, nel lavoro dello staff, nel lavoro della società, che ogni soggetto ha bisogno di essere gestito nel modo più consono a quelle che sono le sue le caratteristiche del giocatore, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista, umano. Quindi questa, ma Max secondo me ha fatto delle buone cose, a volte ha fatto meno bene, però dico, ci sta per il fatto che uno per la prima volta, a cui lui tiene tanto, che sta facendo tante partite per titolare, ha fatto tanti minuti, cose che non aveva fatto negli anni precedenti. Per voi? No, diciamo no. Aspettiamo che è una partita che noi è bella da farsi, questa partita, siamo contenti che noi facciamo parte di questa partita, perché non capita tutti i giorni fare una partita di questa, e quindi questo è lo spirito del gruppo, che la vogliamo andare a fare, anzi la volevamo fare già sul giorno dopo che abbiamo fatto Messina, perché sappiamo che è una partita bella da fare per tutti, penso che per tutti, anche oggi qua vedo che siete 3-4 in più, quindi significa che l'importanza della partita diventa importante pure per voi che fate questo lavoro, quindi anche per noi è importante, dobbiamo giocarci la partita con una squadra forte, con una società che prende una zona, una zeccheria, e quindi sicuramente abbiamo grossi stimoli e sappiamo che una partita non è un precedente, ma è una partita importante, che noi abbiamo l'opportunità di dimostrare se siamo quelli di... Se siamo quindi con le due stabili, con il Lecce, se siamo quelli di Nefri o quelli
qualche altra partita, magari qualche volta, qualche altra partita che non abbiamo fatto. Tu stai vincendo la partita 1-0, fino a 7 minuti, 8 minuti alla fine, la puoi chiudere, la puoi chiudere, naturalmente ti vengono, moralmente, ti succede, mentalmente ti succede qualcosa. Quindi è stato questo che forse un po' di più di quella partita ci ha segnato. Sicuramente oggi ci sentiamo più forti perché avendo vinto con Lecce, Paganese, questa cosa ci deve fare sentire più forti. Quindi, ripeto, come ho detto prima, per me andare a fare questa partita forte è qualcosa che ci la stimola più. Il Catania che scenderà probabilmente in campo domani allo stadio Zaccheria sarà quello visto contro il Lecce e la Paganese con Paolucci centrale in attacco. Sarà decisiva per il risultato la prova di Biagianti e delle fasce Djordjevic e Di Cecco, che dovranno contrastare forse le fasce più forti del campionato in fase offensiva. 16:30, calcio d'inizio.